Buonasera a tutti, benvenuti al Buon Buonasera. Misere Live. Questa sera abbiamo Alessio Colombo come ospite. Ciao Alessio. Salve a tutti, è un piacere essere qui. È il piacere nostro. Buonasera. Francesco, buonasera. Oggi Ciao, Francesco ha un Alessio. problema di connessione, quindi Infatti sì, ecco, volevo dirvelo subito, ci tenevo a salutarvi e ci sarò tutta la sera, salvo imprevisti, però dovrò staccare, il video perché ho dei problemi di connessione, ho la connessione molto molto lenta. E quindi, però ci sono, e sono solo spento. cosa vuoi dire? Quindi niente, volevo, però ci tenevo a farmi vedere poi dopo. Poi, aspettando la mezzanotte, ci direi perché è lenta questa connessione. Ecco. Sì, ad aspettando la mezzanotte vi racconto questa cosina Questo poco piccolo piacevole. aneddoto. Sì, ve la devo raccontare. Assolutamente sì. Adesso, momento importantissimo, lancio la sigla, ci vediamo dopo con Alessio Palumbo. Sigla! Bene, bentornati. Francesco ha disattivato Sì, il video, ci questo è il sono, eh. massimo Esatto. standard. Esatto, l'importante è che ci sei, Francesco. Ci sono, Veramente ci un caro sono. saluto a Marco Scolaro, Walter, Ivan Giussani, tutti quelli che ci hanno raggiunto anche questa sera. Veramente un saluto di cuore e benvenuti. Bene, Alessio, parlaci un po' di te. Sì, allora, che dire? Io sono arrivato a utilizzare questo programma e a conoscere il mondo del 3D, che prima mi era totalmente ignoto. E attraverso il percorso di studi che ho scelto. E sono uno studente d'architettura e adesso mi devo laureare alla quinquennale, alla magistrale, e ho preso la laurea triennale. E grazie appunto all'università che frequento ho iniziato a camminare appunto in questo mondo enorme. E quando ho iniziato l'università, per i primi progetti, gli esami di progettazione hanno chiesto appunto di realizzare degli edifici e in quell'occasione non sapevo Come mi hai come detto in fare. privato, dando per assodato che tu conoscessi, no, il 3D come se Esatto. fosse Sì, acqua, non so no? perché c'è questa, non so, questa cosa, tu arrivi lì, nasci imparato e quindi non ti dicono niente, a parte veramente pochi casi in cui allora veramente ti spiegano qualcosa del programma. Però fatto sta che in quell'occasione abbiamo dovuto fare tutto da soli. E come primo programma io scelsi Rhino come molti in campo architettonico. E Una scelta che ti proposero lì all'università o parlavamo parlando tra di... Ah. colleghi, abbiamo visto appunto. È arrivato quello che dicevano: oh, Rhino è bellissimo! Allora tutti hanno detto Esatto. ancora. Come No, faccio adesso con ok. Blender in università, tra l'altro. va bene, Niente, succedono anche queste praticamente. cose. Eh sì. E in quell'occasione, appunto, scegliamo appunto di utilizzare Rhino e per quel primo esame ci avevano dato da realizzare uno studentato e mi ci trovai molto bene e tuttora lo utilizzo ancora, quindi è ancora così. Cerco di staccarmi, di passare totalmente a Blender per questioni anche di comodità, perché è meglio sempre utilizzare un programma solo per certi tipi di modellazione, però comunque ogni tanto ancora lo utilizzo. E dopo quell'esame di progettazione 1, ricordo bene un altro esame di geometria descrittiva 2, e in quell'occasione ci avevano dato da realizzare delle forme geometriche dalle più semplici alle più complesse. E io sono un tipo un po' pratico, quindi io devo sbattere la testa sulle cose, altrimenti non le capisco, insomma, quindi devo mettermi lì, sbaglio, sbaglio e poi finalmente arriviamo al risultato. E in quell'occasione la professoressa ci diede da fare appunto questi progetti e con la descrizione accanto, che io naturalmente non guardai, e riuscii bene a fare tutto quello che c'era da fare finché non arriva l'esame, che naturalmente mi chiese la teoria. Non sapevo niente e quindi non andavo alla grande, diciamo. L'ho passata perché comunque le cose pratiche le avevo fatte, però diciamo appunto in campo teorico Infatti non avevo la pratica, le
Quindi, sempre in quell'occasione, ricordo benissimo che ci deve anche un'altra consegna, praticamente riprendere lo studentato che avevamo preso per progettazione 1 e texturizzarlo. Ecco, io in quel momento le texture ancora non sapevo neanche La minimamente crisi. cosa fossero, esatto, tipo la te piena texture. E quindi ero lì, che tra l'altro mi riduco sempre all'ultimo, quindi per quell'esame, a 3 giorni dall'esame, dico adesso texturizzo lo studentato. Ah, ok, va bene, vado lì, con Rhino poi, quindi insomma. Ho provato a fare del mio meglio, che ovviamente non è bastato, quindi sono andato lì, faccio vedere lo studentato, ora dopo ve lo faccio anche vedere, così vediamo un attimo. E la professoressa mi guarda, Che figura hai fatto? Dai, racconta, no, insomma. veramente mi guarda spaesata, dice: questa che è? Ma È una texture del mattone, ma l'hai scalata? E io, e come si fa? Quindi insomma, stavo lì e speravo che andasse bene, alla fine è andato bene, però così. Ah, ce l'hai fatta, bene, bene. Sì. E comunque da quel giorno ho deciso di impegnarmi in questo campo perché mi aveva affascinato e cercai subito dei programmi da utilizzare. Quindi diciamo li provai tutti quanti, sono passato per Cinema 4D, 3ds Max, poi sono tornato a Rhino con un altro renderizzatore e quindi diciamo ho fatto un po' un giro. E poi E ti in sei fermato su quell'occasione... Blender, no? Esatto, in Infatti. quell'occasione provai anche Blender, tra l'altro, ma c'è cioè un ma, era una versione precedente, la 2.80. Quindi quando ho aperto il programma mi sono trovato là sopra, davanti, ho guardato l'interfaccia che già non mi ci ritrovavo per niente. E poi soprattutto la cosa più importante era il clic destro del mouse per selezionare gli oggetti. Ti ha fatto E appena me ne scalpel. sono accorto, sì, appena me ne sono accorto, ho chiuso il programma, ho detto vabbè, la prossima. Sì, no, veramente. E finché Per poi cui mi c'è stardito sono Tom che lo voleva mantenere, ha fatto la guerra. accorto. Però sì, l'ho visto ancora. E niente, per fortuna poi un collega di università, qualche tempo dopo, è venuto da me e mi ha detto: Alessio, perché non riprovi a riscaricarti Blender? Perché l'hanno aggiornato, non so se lo sai, l'hanno aggiornato e adesso ha una nuova interfaccia e una nuova gestione. Vieni un attimo se ti trovi. D'altronde è gratis, quindi a differenza degli altri non ti costa niente provare, no? E quindi quello che ho fatto, ho installato di nuovo il programma e l'ho aperto. Già quando l'ho aperto, totalmente diverso. L'interfaccia scura, è bellissima, non ti affatica neanche gli occhi. E poi quando ho scoperto che potevo scegliere di selezionare col tasto sinistro, allora lì ho detto, vabbè, ok, adesso ogni Alessandro, qua. pensa se fosse sbarcato per la prima volta con la versione 2.49. Il tasto sinistro? Sicuramente. No, 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 ma dico, cioè, tu adesso diciamo, hai avuto il primo contatto con Blender con la Ah, versione 2.7, no? Quando sì. ho provato io, che era la versione prima della 2.5, allora a parte il tasto destro va bene, ma poi c'era anche la modalità di rotazione all'interno della 3D View. Non so se vi ricordate com'era, Sì, che tutto c'era così. quel sistema di rotazione tutto particolare, e poi l'interfaccia non ne parliamo. Però vedete che ha fatto davvero dei bei passi. Beh, peggio dell'interfaccia che avevo trovato quel giorno, veramente ce ne vuole, ce ne Ce ne vuole, scaricati la vuole. 2.49. Esatto. Scaricata l'altro giorno giusto per rivederla così, eccetera. Nostalgia, nostalgia dei vecchi tempi. Sono grattato. Quindi niente, da quel giorno mi ci impegnai molto perché avevo notato comunque le potenzialità del programma, vedevo ogni tanto qualche tutorial su YouTube e mi sono detto ok, adesso ci impegniamo ed è quello che ho fatto. Alla fine ogni sera prima di andare a dormire qualche oretta la dedicavo a guardare tutorial come molti di noi alla fine e su YouTube veramente saranno, avrò visto più di 1.000 tutorial e non è un modo di dire insomma. Poi comunque andando avanti con Blender, migliorando anche nei rendering, ho iniziato anche a fare pubblicità in università, quindi entravo lì in aula, trovavo qualcuno che faceva un render lì in classe, no? Mi avvicinavo anche non conoscendolo, mi avvicinavo, ma che stai utilizzando?
Ma io 3DS Max, ma perché non usi Blender? È pure gratis, provalo, vedi un attimo, stanno un sacco di tutorial, quindi non lo so, ogni tanto vado lì a fare pubblicità come se me ne tornasse qualcosa. Bravo, bravo. No, lo facciamo un po' tutti, perché io non credo che sia più che altro, io non mi sento mosso dal discorso che lo devo proporre, perché io non campo di Blender, mi segui? Non, ma però, cioè, il discorso di far sapere alle persone che c'è una possibilità, un'opportunità, d'accordo, di accesso senza andare a mortificare anche i programmi, no? Questi programmi proprietari, no? Perché quando tu scarichi crack, eccetera, tu mortifichi il lavoro degli altri, non è corretto, non è giusto, al di là del problema legale. E quindi, cioè, quando lo faccio, dico, prova Blender, perché è bello, c'è tante, puoi fare tante cose, puoi fare veramente tantissime belle cose, una volta che lo impari, c'è una community enorme, grandissima, e perché no? Quindi non è un discorso di proporre Blender per fare pubblicità a Blender. Io non faccio pubblicità a Blender in generale. Do una possibilità, un'opportunità alle persone, agli amici, no? Alle persone che... perché seleziono anche le persone, no? Perché se tu mi senti antipatico non te lo dico che c'è Blender, lo sai? Meglio non averlo in mezzo questo. Mi piace, noi, tu lo sai, noi anche come Blender Italia siamo impegnati anche nelle scuole, andiamo nelle scuole medie, superiori, Questo è importante. per proporre ai ragazzi, far conoscere il 3D in generale e poi lo strumento accessibile, in questo caso è Blender. Quindi E poi si io non ritroveranno un po' dico. meno spaesati successivamente se dovranno prendere architettura. Si ritrovano un attimo più preparati di noi. Però Architetti. sai che cos'è? Che oggi andare nelle scuole è critica, perché no, al di là del Covid, perché noi andavamo nelle scuole pre-Covid, no? In tempi non sospetti. È critica perché, come dicevamo prima in privato, no? I ragazzi di oggi sono molto, molto, molto particolari, vanno presi con le pinze, perché sennò è molto difficile. Poi magari se ne rendono conto, però io quello che dico anche, ho detto sempre anche ai professori, a me non mi interessa che mi diano rette, che mi ascoltino adesso, mi interessa che loro magari quel giorno che si troveranno ad avere contatti con i contenuti 3D si ricorderanno magari di questa giornata che abbiamo passato assieme e che abbiamo parlato del 3D. Quindi potrebbe essere già importante. Una cosa è arrivare e non sapere niente, una cosa invece che tu arrivi, sai cos'è il 3D, come è nato il 3D e che esistono anche strumenti, software, che ti permettono di farlo in maniera Esatto. indipendente, no? No, poi conoscere è anche molto importante in questo caso perché io, per esempio, non mi pento di aver preso architettura assolutamente perché comunque anche rendering in campo architettonico sono quelli che faccio di più, però comunque magari ad averlo saputo prima, io prima non ne avevo proprio neanche, cioè non sapevo esistesse questo mondo enorme, quindi a saperlo prima magari avrei preso un altro percorso, magari un'accademia appunto fatta apposta per il 3D, che ce ne stanno veramente tante, e sarei stato sicuramente più preparato. Ma sai, guarda, chi mi conosce bene sa che io ho una predisposizione, veramente un amore per l'architettura, no? Quindi fatta con il 3D in generale. E comunque, quando tu vai a fare una scuola indirizzata al 3D, no? Non è la stessa cosa. Cioè, laureati in Certo. architettura, fai tutto quello che devi fare in architettura, c'è sempre tempo. Poi non ti serve fare la scuola del 3D? Sì, ti serve sicuramente, la puoi fare Dipende anche anche molto dal campo, eh. Magari non tanto, appunto, fai architettura e quindi vuoi fare render architettonico, forse sei anche avvantaggiato, quindi se prendi quella università molto meglio, insomma, perché ne se temono io poco. lo dico da profano, io non sono laureato in architettura, quindi non, io ho tutt'altra laurea che non c'entra niente con l'architettura, ahimè, perché se no, se io potessi tornare indietro avrei fatto quello. Il discorso dell'architettura però è applicabile nel mondo odierno, d'accordo, quindi a livello di campo lavorativo, ma la puoi andare a sfruttare anche in tutto quello che è il mondo, diciamo, del media entertainment, no? Quindi scenografie, Assolutamente. possono essere environment, possono essere un sacco di Riunioni destinazioni. condominiali. Riunioni condominiali con 110%. Quindi,
piano piano, anche perché c'è un'Italia da ricostruire, quindi, perché l'Italia è molto vecchia come struttura, quindi niente di strano che potresti essere. Certo, molti fanno l'architetto ultimamente, ho notato, ma magari chissà, magari sarai il Renzo Piano del futuro, che ne sappiamo, noi scommettiamo sui guru, no? Non si sa mai che c'è il guru da Blender Italia, per me sarebbe davvero una gloria. Si sa mai. Non si sa mai. Bene, ma direi di farci vedere qualcosa, no? Ok, allora condivido lo schermo. Quindi adesso è in università, poi alla fine questi due colleghi ti hanno dato retta, hanno cominciato a usare Blender, avete avuto modo Molti, di. molti sì. Ho un collega che forse adesso è anche in chat e con lui spesso faccio anche dei lavori per dei clienti, quindi ormai lavoriamo insieme quando appunto capitano questi lavoretti. E lui si è appassionato molto e questo mi fa veramente piacere. E quindi diciamo che è servito anche altri naturalmente. Allora, Allora, sì. Faccio se vedere riesco a qualcosa. eccolo Sì. qua. Questo è il Allora, tuo quindi canale. questo è un Eccolo. profilo leggermente meno aggiornato perché preferisco utilizzare Instagram, ora faccio vedere dopo. Sì. Però qui per avere delle immagini più ad alta qualità, questo è un lavoro che ho fatto per l'ultimo cliente e mi aveva chiesto di fare delle viste 360, come in questo caso, diurna e notturna. La notturna non l'ho inserita, però comunque questa appunto era la 360, è una visualizzazione che ho scoperto da poco, diciamo, però ultimamente va molto perché comunque con la questione Covid, per esempio anche con le agenzie immobiliari mi è capitato di lavorare anche con loro Non si e può andare a vedere, esatto. è molto richiesto perché appunto non potendo andare magari di persona o magari avendo paura di andare di persona, magari la gente preferisce fare il giro della casa attraverso un tour 360. E questo appunto è il caso che abbiamo appena detto. Questa è una vista statica che ho fatto sempre come copertina e per il progetto. E questo era sempre per lo stesso discorso. Qui ho inserito solamente questa immagine statica. Dopo farò vedere anche quella 360 e sempre per lo stesso cliente. Questa, tra l'altro, è anche quella che avete messo come copertina del video Sì, di YouTube. L'ho sì, sì, sì. leggermente ritoccata perché non mi piacevano i colori di certi mobili d'arredo che accozzavano un po', quindi l'ho un attimo ritoccata. Come tratti la post-produzione? Cioè, usi anche il compositing o ti affidi Allora, il alle. compositing di Blender devo dire molto poco. C'è stato un periodo in cui ho cercato di mettermici un pochino, però veramente molto poco. E utilizzo poco anche Photoshop, diciamo, per ritoccare le immagini, magari per aggiungere un po' di effetto bagliore fuori dalle finestre, cose così, insomma, una modifica leggera. E invece quando pubblico su Instagram, lì magari applico non dei filtri, però magari aumento il contrasto dell'immagine direttamente da lì, niente di speciale. Le immagini sono sempre molto simili a quelle che escono dal render alla Sono già fine. buoni così, insomma. Sì, diciamo che cerco sempre di dare il risultato migliore dal primo render che riesce. Poi tra l'altro ho notato all'interno dell'interfaccia di Blender, nel menu appunto dell'interfaccia, io sotto a Filmic, dopo adesso non ricordo bene l'interfaccia, sotto a Filmic metto sempre High Contrast che trovo i colori molto più vividi, più saturi, li preferisco, sono più carichi e quindi Guarda, per il web più non adatti metti magari. mai le curve, perché Le curve le poco, curve mi trovo devo benissimo, perché davvero le curve ti danno una dire. Sì, più libertà controllo. incredibile, hanno un controllo elevatissimo. E con Filmic ti E controllo, fai qualche esperimento con le curve, perché davvero ti sì, troverai assolutamente. Ogni bene. tanto lo faccio, sempre per quanto riguarda l'illuminazione, non tanto per i colori, ma più per l'illuminazione.
E questo è un progetto che ho fatto personale. Mi volevo allenare in particolare nelle stoffe, cioè il divano, per esempio, qui l'ho preso dai mesh, quindi essendo per un cliente dovendomi sbrigare a fare il lavoro, quindi in quei casi è sempre utile utilizzare questo tipo di aiutini. E è veramente molto comodo. Se non sbaglio, sono 100 euro e hai l'abbonamento per un anno, è veramente comodissimo. Però in questo caso che avevo il tempo per me, mi sono detto: ma perché non proviamo a realizzare il letto, le stoffe da soli? E allora mi sono messo lì, innanzitutto con l'interfaccia della fisica, quindi ho preso le forme base, i rettangoli, eccetera, eccetera, e poi ho fatto cadere per esempio il piano per fare la coperta sopra al letto e tutto il resto. Poi per dare un tocco di realismo in più, dalla 2.93, se non sbaglio, dalla 2.92 ho approfittato dei brush nuovi per i tessuti, no? E veramente li ho trovati perfetti, stupendi, perché ti facilitano la vita in un modo incredibile. Pablo E, Dobarro, esatto, ringraziare per questo. sì, Sì, genio. ingegno davvero. E questo era un altro render che avevo realizzato. Qui molti mi hanno chiesto come ho fatto a realizzare questa illuminazione molto, molto diffusa. Caustica, Insomma, caustica. spesso e volentieri su Blender è un problema che ho riscontrato anche io all'inizio. Praticamente tu fai entrare appunto la fonte luminosa attraverso la finestra, però purtroppo la luce non si espande, non rimbalza come vorresti, magari come nella realtà. E qui per puro caso, per errore, ho attivato la spunta sull'ambiente occlusion. E quel giorno ho notato come, appunto, attivandola si illuminava tutta la scena in modo totalmente più accurato, diciamo, che poi accurato non è, perché in realtà l'ambiente occlusion, diciamo, è un po' Annerisce i punti di congiunzione. esatto, sugli Ah, spigoli. solo che obiettivamente non ho mai capito perché di default è attivato quando tu lo attivi, ti illumina incredibilmente la scena. Sì, quello sì. Puoi Sì, stare lì ad abbassare il valore eventualmente. e Ci invece in sembra. questi casi io dal valore che aveva, quindi è sempre valore 1 quando lo attivi, Sì. in questo caso, se non sbaglio, sono arrivato a un valore 10 addirittura, quindi avevo la scena totalmente buia altrimenti, e l'ho attivato e è andata molto, molto bene, devo dire. E poi ho fatto anche Sandurl 657 ci chiede: iMesh, non ho capito il sito di archivio. Ci vuoi far rivedere un attimo questo sito dove tu prendi esatto le tue risorse, allora, questo qui appunto è il loro sito, ecco. e hanno veramente dell'arredamento di ottima qualità, si può vedere Noi abbiamo tranquillamente. trattato molto Vediamo. spesso questo argomento, prendere le risorse utili per qui, oggi stasera è collegato anche Flavio Della Tommasi e converrà con me. Allora, noi abbiamo spesso parlato delle risorse. Le risorse ci sono siti, ecco, come questo, sono pieni di risorse. Usateli, usateli. Non lasciate Assolutamente. perdere quelli che vi dicono: no, ma perché se tu sei l'artista te lo devi fare da solo? Lasciate stare. Prendete le Ho dei risorse brutti ricordi su questo argomento. no, è un discorso sensato. Se tu vuoi imparare a modellare, allora assolutamente sono d'accordo con loro. Se tu stai imparando ad utilizzare il programma, quindi a muoverti bene nell'interfaccia, è vero, è meglio che tu ti metta a modellare di tua mano ciò che vuoi modellare e imparare. Però in questi casi, magari appunto lavorando per un Esatto, cliente, cioè dove tu col cambia cliente il che fai? Col cliente che fai? Ti metti a modellare il gabinetto in stile, devi esatto. fare la ricerca, la cosa. Scarichi il gabinetto, scarichi il lavandino, ti scarichi il mobile ed è direttamente già con le misure, con tutto. Perché andare lì a sfracellarti il cervello per ricostruire qualcosa che è già pronto? Quindi scusate, pagando 99 dollari o 100, diciamo 100 euro all'anno, tu puoi Sì. scaricare tutto quello che vuoi? Sì, hai accesso praticamente alla libreria. Io ho messo qui la spunta su Exclusive, così sai perfettamente quali sono le cose che puoi andare a scaricarti. E
c'è anche un plugin all'interno di Blender che va scaricato, cioè puoi anche non farlo, però è molto comodo. Quindi lo accede direttamente alle librerie, suppongo. Esatto, tu praticamente attraverso, prima creare delle cartelle accuratamente per fargli ritrovare bene i file, però una volta fatti questi pochi passaggi è una cosa che veramente ti toglie veramente tanto tempo, perché tu all'interno di Blender ti ritrovi l'interfaccia di iMesh, scegli l'oggetto e lui automaticamente lo inserisce in scena. Ho notato però che con la 2.93 non, la 2.92 non mi funziona, quindi per utilizzare iMesh sto utilizzando la 2.83. Poi probabilmente c'è un gap che verrà risanato a breve. Sì, assolutamente. Però è molto aggiornato, ha sia texture che modelli, ed è veramente pieno di cose. Qualsiasi cosa sta qui dentro. Ottimo, ottimo. E poi per altri modelli, per esempio, uso anche Quixel. Qui quando serve, magari c'è un lavoro, paghi quel mese d'abbonamento, ti scarichi l'asset che preferisci. Per esempio nella mansarda che vi ho fatto vedere, questa, no? I tronchetti qua per il camino, io ho preso tutto da qua. Quindi l'ho messo in scena e la qualità pure qui è elevata, insomma. E poi questo è un altro sito che utilizzo spesso, e qui vanno scaricati i modelli, non c'è una donna che te li inserisce all'interno del programma, però è molto comodo perché hai già tutte le mappe, quindi comunque ti apri un file a parte, magari se vuoi avvantaggiarti poi in seguito riutilizzando un modello, ti apri un file a parte, inserisci l'OBJ o l'FBX, dipende dal caso, metti, applichi le texture ed è perfetto. Ha veramente tantissimi modelli gratis, basta metterlo qui nelle spunte, e anche questo ne ha veramente tanti e di ottima qualità. Io dei siti ne ho visti veramente tanti e tanti hanno molte schifezze, insomma, dicendolo chiaramente, però questi sono secondo me i migliori. E quando sì. Scusa, puoi tornare nella quarta immagine della prima linea, della prima riga, questa? Ecco quella lì, sì. Ecco, quando ovviamente l'armadio, qui l'hai modellato tu, perché sì, l'hai dovuto adattare alla stanza. Ecco, quando tu modelli un armadio su misura, giusto per far andare nella stanza, che tipo di, cioè, fai una modellazione precisa o è una modellazione, diciamo, artistica, a occhio? Qua sono andato molto sinceramente ad occhio. Per le modellazioni precise, devo dire che ancora oggi preferisco forse Rhino, anche se mi sto abituando su Blender molto lentamente a utilizzare, magari a muovermi con la mesh, prendo un punto e lo allontano, lo duplico di una lunghezza desiderata e te lo costruisci in quel modo, però comunque questo l'ho fatto ad occhio. Ho capito. Bene. Poi qui in questo caso si può notare per esempio che qui ho aperto leggermente il cassetto, qualche sportello dell'armadio, questi sono dei trucchetti che ho imparato da Blender Guru, sempre attraverso i suoi tutorial, e che secondo me aggiungono molto realismo, perché perfetto è quello che è imperfetto, no? Nella realtà niente in ordine stile militare. Scoperto allineato, sì, c'era... c'è questa, queste sono le dritte che non moriranno mai. Questo era un altro progettino, e qui quello che ho imparato è stato inserire delle immagini esterne, qui non si possono notare bene, però fuori dalla finestra dell'interno, appunto, ho collocato questi piani con applicati l'immagine, e è un modo per risparmiare risorse e anche tempo, perché comunque non devi stare a modellare tutto l'esterno, ti trovi una buona immagine da applicare all'esterno della tua scena. Cosa hai usato? Un HRDI o solo un'immagine? Allora, per l'illuminazione ho usato l'HDRI, tra l'altro spesso e volentieri utilizzo, come si chiama? Me l'ero segnato per dirvelo. Oddio. ProLighting Skies. Quello sempre di Blender Guru, è un suo add-on, e io utilizzo quello molto spesso, mi ci trovo molto bene perché non devo passare per gli shader
nell'altra interfaccia sta lì tutto quanto, l'opzione del sole, dell'intensità del sole, dell'intensità del cielo e la rotazione. Quindi ogni volta mi metto lì e costruisco la scena prima di inserire le texture, così non mi distraggo, insomma, penso Hai testato i all'illuminazione. nuovi sky che sono in Blender? E in uscita. Anche. Sì, lo sto utilizzando ultimamente e mi trovo molto bene anche con quello. Spesso e volentieri sono anche molto indeciso su quale utilizzare perché funziona molto bene in uscita, devo dire. Non capisco perché nelle impostazioni non abbassano l'intensità iniziale del sole, cioè la strength del Sì, sembra cielo. quasi una prova di forza della serie. Se capisci come funziona, allora avrai il massimo risultato. Se no, ti freghi. Io lì metto sempre uno 0,1 invece che 1 e lascio l'intensità del sole a 1 perché abbassando la strength va tutto bene. Però sì, funziona molto bene in uscita, devo dire. E Esatto, questo. perché l'introduzione dei nuovi sistemi Sky che è avvenuta da poco hanno portato una notevole novità anche in Blender sotto questo punto di vista. E io li ho provati pure e devo dire che sono molto soddisfatto. Sì, assolutamente. Prima non funzionavano così bene. Adesso No. devo dire l'ombra è molto più, le ombre sono molto più morbide, molto più a Regge anche controllo dal della sole. situazione. Sì. E poi comunque esistono anche molti add-on anche per quello. Ce n'è uno che non ho ancora preso, però sono intenzionato a prenderlo perché è interessante. Si chiama Starlight, una cosa del genere. Sta sul market di Blender. E quello è interessante perché, soprattutto per le scene notturne, magari con Eevee è molto interessante perché funziona molto bene con Eevee. Diciamo che secondo me è andato per quello, però funziona bene anche su Cycle. E quello è interessante, lo voglio provare. Questi sono altri progetti che ho realizzato. Anche qui ho iniziato a utilizzare le immagini esterne fuori dalla scena. E questi sono altri esempi perché oltre a. Progettini, sì. Sì, Sì, oltre ai render architettonici, ogni tanto mi cimento anche in fai benissimo perché non sono solo attraenti come immagino, perché l'oggettistica in generale quando è presentata bene è molto attraente da vedere. Ma quello proprio dell'oggettistica è un altro non mercato, supermercato del 3D. assolutamente. Quindi c'è proprio tutte queste aziende che cercano cataloghi online, presentazione dei propri prodotti, c'è veramente un universo sull'oggettistica. Assolutamente. Qui in questo caso, per esempio, se non ricordo male, sì, qui in questo caso ho utilizzato Rhino per lo schermo, quindi per la cassa centrale. Per il cinturino invece ho utilizzato Blender e mi sono un po' impiccato perché ancora non lo sapevo fare per fare le bucature del cinturino. E alla fine ci sono riuscito perché mi sono fatto una copia del cinturino senza bucature. E poi le ho realizzate e ho applicato il modificatore shrinkwrap per ammorbidire comunque le facce che si danneggiavano sulla versione con le booleane. E questo è stato un buon allenamento per questo, devo dire. Poi ci stanno altri esempi, questo Sì, qui. profumi, esatto, un business, quello dei profumi che dà veramente da capogiro. Esatto. Qua. Adesso dovrei ristallarlo perché non capisco che fine abbia fatto. Tra l'altro, con la 2.83 non l'ho ristallato. E ho utilizzato invece che Cycle, volevo provare Luxcore Render. E è stato veramente interessante perché per la gestione dei materiali come il vetro funziona molto meglio. Però ho buone speranze perché. Avrete visto anche voi, adesso con Cycle X vogliono introdurre tutta questa nuova gestione del vetro Bravo. e oddio, adesso non mi viene il nome, non degli artefatti che genera il vetro sulle superfici. Esatto. Le caustiche. E questo Luxcore già lo faceva da solo e funzionava molto bene. Per esempio con Cycle qui mi sarebbe venuta una zona d'ombra incredibile, invece qui la luce ha oltrepassato l'oggetto e mi è piaciuto molto questo. Questo
Questi erano altri esempi di oggettistica. Questa è una lampada che ho realizzato insieme agli amici dei colleghi dell'università, che abbiamo, prima che scoppiasse il Covid, abbiamo deciso appunto di aprire questa pagina Instagram per la realizzazione di oggetti in legno, manifattura in legno. E quindi abbiamo fatto anche degli esempi di rendering per poter aprire il sito e vendere anche gli oggetti. Per quanto riguarda il vetro, partono i bestemmioni, Il vetro, effettivamente. assolutamente. Ah, ecco, una cosa che ho dimenticato di dire è che io, per esempio, qui, ora a parte questo qui della vetrata interna, però ultimamente non metto più il vetro alle finestre che raccolgono la luce direttamente dall'esterno, perché non lo so, a parte in questo caso non si vedono, Ma quando però. piove? Cosa? Scusa, Eh ecco, no. quando piove. Quando piove sono guai. Era qui che la connessione si doveva disattivare l'audio. E, niente, perché sì, Blender non so perché col vetro ce l'ha a morte, almeno per adesso. Questo è stato il primo modello che ho realizzato in Blender con la Ah, Subdivision Surface. questo è il rendering, quello storico in pratica. Sì, uno dei primi che ho pubblicato, forse se non il primo, tra l'altro. No, il primo dovrebbe essere il Game Boy SP, dopo farò vedere. Bene, bene, E, anzi, se volete faccio anche vedere il bene. Comunque si file. vede che sei meticoloso e c'è una ricerca dietro, non ti accontenti del primo rendering che avviene. Questo si nota, sappilo. Quello sempre per quanto dicevamo prima, sbatterci la testa, quindi sono uno che non mi accontento facilmente. Insomma, questo il modello, questo qua dell'SP, l'ho realizzato in Rhino, devo dire, però mi sono messo su Blender perché volevo provare innanzitutto Cycle, quindi la gestione dei materiali, che non è niente di speciale in questo caso. Faccio vedere, spero. Ok. Che scheda video hai? Queste sono Allora. informazioni. Ho una RTX 2070 e il processore invece un Ryzen 7 2700X. Ti trovi bene con i Ryzen? Sì, devo dire che non mi ha mai dato problemi fino adesso. Ottimo. Invece ho dovuto rifare ultimamente la RAM perché con i lavori che mi sono arrivati non riuscivo più a gestire le scene. Io prima avevo 16 giga e adesso l'ho aggiornata, sono arrivato a 64, che è tanto, però almeno per un po' non ci dovrò più Per un pensare. po' a posto, sì. Esatto. Quindi questo qua era il modello che ho realizzato per il Game Boy. Questa era una prova che avevo fatto di scultura, una delle poche, insomma. Queste erano delle reference che ho preso dal film di Jack lo Scheletro, no? The Nightmare Before Christmas. Before Christmas, sì. Col grande Renato Zero, tra l'altro. E quindi ho cercato di riprodurre quella Questo è scena. il render che hai fatto? No, assolutamente, magari. Queste sono le E il render che ho reference. fatto è questo qui. Questo qui. E quindi mi sono Vediamo. messo un po' a modellarlo, mi sono divertito. Qui ho provato anche sul vestito i pennelli di cui parlavamo prima di Pablo. E quindi questo. E poi non so, altri progetti che vi posso far vedere. Questa qua era la penna di cui vi parlavo. Ok. Allora, quando faccio render di oggetti, utilizzo sempre questa composizione: il piano inclinato Che dietro, stondato, consigliamo. e le luci laterali. Aspetta che le metto. Vuoi far vedere come si crea velocemente un piano di questo tipo, no? Quindi Sì. veramente per il è veramente facilissimo. Si parte da un plane, no? Vedete, si entra. Assolutamente, fai il piano, prendi l'edge del piano che desideri, e lo estrudi sull'asse Z, poi prendi questo qui che è interessato e ci applichi il modificatore bevel, vai avanti con Control D, lo l'arrotondamento, shortcut, quindi Control esatto, D e poi a apri. seconda di quanto desideri, e poi lo Esatto, applichi. girando la rotellina del mouse ottenete più loop, E poi metti magari più shift rimanenza. perché è sempre meglio inserirlo in questi casi. Esatto. E questo è il piano proprio per la, come si chiama? Poi l'illuminazione, tu utilizzi
un'illuminazione, diciamo, frontale, quindi in questo caso si possono No, utilizzare in questo caso ho esattamente. messo una luce sopra alla scena, Sì. quindi che viene dall'alto, qui non so perché. Ok, adesso lo facciamo vedere. Ecco qua. Vediamo perché me l'ha tagliato. Facciamo così. Ok, una luce è questa qui. Questa non so quando l'ho messa, non me lo ricordo sinceramente. E le altre laterali, questa e questa qui. Faccio sempre Esatto, luci nella scena del genere. come potete vedere, Alessio ha utilizzato non delle luci, ma ha utilizzato proprio dei piani illuminati, un po' come presenti. Queste qua sono luce d'aria. Sì, esatto, che sono come restituiscono la luce come se fossero veramente dei piani illuminati in pratica. Sì, volendo prendi anche il piano e ci metti il modificatore Esatto. emittent, cioè non il materiale emittent e fa la Eh sì, stessa cosa. esatto, è un po' Ciò che si come. deve omettere che nel progetto per il cliente, quando ho fatto l'esterno della casa in 360, ho applicato il materiale emittente ai faretti del giardino, quelli da terra, e mi creava tutto quello sfarfallio, i fireflies sul praticello. E non capivo perché io stavo veramente impazzendo. Ho cercato un sacco di tutorial su internet per risolvere il problema e non trovavo soluzioni. A un certo punto mi sono detto: ma proviamo, ma non è che sono questi. Ho eliminato il materiale emittent, l'ho fatto trasparente e sopra ogni faretto ci ho invece messo una luce puntuale e ho risolto il problema. Quindi magari in grandi scene, quindi dove la luce deve arrivare molto, molto lontana, quindi una luce abbastanza potente, da quello che ho notato forse è meglio evitare il materiale emittent e utilizzare invece una luce classica, quindi vai con la luce. In quel caso ci ho avuto questo problema. Ora non so se potrebbe capitare anche in altri casi, però a me è capitato, quindi io Sperimenteremo e ti faremo sapere. Comunque, grazie per la dritta lo dico, perché poi così non impazzite sì. magari. Esatto, bravissimo. E poi non Bravissimo. so se volete vedere altro. Questo è uno degli ultimi che ho fatto, gli occhiali che sono quelli che ho io, tra l'altro. Allora. Questi modelli che tu fai li realizzi per tenerti, per fare pratica, no? Sono un Sì, po'. questo qua assolutamente ho fatto pratica. Tra l'altro, la cosa bella è che facendolo io l'avevo già provato mesi e mesi fa, quando ancora non mi c'ero impegnato per bene, e non mi erano riusciti. Quindi, stavolta che invece sono venuti fuori, è stata veramente una bella soddisfazione. Non è niente di speciale, però insomma, è stata una bella soddisfazione comunque. E faccio vedere la vista renderizzata. Abbiamo una domanda da parte di Flavio. Che metodologia utilizzi solitamente per l'illuminazione? Allora, per l'illuminazione, detto, io scelgo sempre due strade. Se devo fare render di oggetti, come vedi, come la penna, come quella precedente, io metto sempre la luce sopra e una a destra e una a sinistra. E devo dire che per la maggior parte dei casi funziona sempre, non l'ho mai cambiata per il momento. Sì. Qua anche una frontale, tra l'altro, meno potente, però. Invece per gli interni, per gli esterni, utilizzo sempre un HDRI, ultimamente sempre con Pro Lighting e ultimamente anche con Nishida. Però questi, sull'illuminazione, a parte quel trucchetto dell'ambiente occlusion, non c'è altro. Dopo, anzi, faccio vedere subito. Sì, stai parlando di Cycle X, l'hai già provato quindi. No, mi sono scaricato Blender 3.0, ho provato ad utilizzarlo, ma non so, magari ho sbagliato qualcosa perché No, non. non devi, non lo trovi Cycle X devi scaricare il branch, Ah, un'altra versione di Blender, però lo trovi sotto branch. La scarichi e ok. ritrovi Cycle X, anche se ho notato che non funziona in Shadow Catcher, proprio la prima cosa che ho sperimentato non ha funzionato. Sì, quello l'avevo letto, infatti. Il piano in Shadow Catcher risulta bianco, non prende la trasparenza, ma probabilmente è transitorio questo problema. No, comunque lo voglio provare perché se accorcia veramente i tempi di render come dicono è una scelta molto interessante perché appunto in ambito lavorativo i tempi di rendering sono sempre
secondo me, la cosa principale, cioè, a parte il tempo di modellazione della scena, però poi quanto ci metti a fare un render è molto importante. È molto molto importante. Animazione, non vedo animazioni, non le stai facendo perché non sei ancora Allora, arrivato a animazioni. questo. No, animazioni le ho fatte con il collega di cui ho parlato prima, Sandro, non so se sta qui in live, Lo però salutiamo. salutiamo Alessandro. Abbiamo realizzato un'animazione per un cliente, Ecobubble, e ci aveva chiesto, ora non so se posso far vedere, tra l'altro la scena è molto pesante, dovrei anche ritrovarla. E lì praticamente abbiamo realizzato questa scena. Ora vediamo, Madonna, io sono sempre pieno di file perché ho la paura che mi si cancelli la scena, insomma. Spero sia questa. No, ma lo facciamo tutti, se tu vedi i miei, Un io giorno vi racconterò di una ho cosa. Un giorno vi racconterò un piccolo dettaglio del mio computer su questi aspetti. paura. A mio collega succede spesso, per esempio, io lo prendo molto in giro su questo. No, io lo so dove vuole arrivare Francesco, ma è fine. Sei pessimo, mi hai Vediamo un attimino. È un po' che non apro questa scena, quindi non so. Ho spostato un po' di cartelle, come avete visto, poi Blender quando sposti le cartelle con i materiali, casino. Quindi speriamo un Si attimo. arrabbia un po'. Esatto. Diventa viola. Sì, viola. Vediamo quanto ci mette ad aprirlo, più che altro. Perché è un file molto pesante. Ci avevano Ma dato da appena realizzare questo questi la settimana TT. prossima, non ci sentiamo. Niente, praticamente dovevamo costruire questa scena con dei tetti di giardino, tetti pensili, no? E in particolare nell'animazione dovevamo seguire questo percorso, ecco questa qua, l'ultima parte. Vediamo un po' se ce la faccio. No, qua ho già cancellato tutta l'altra parte. Ecco, qua per esempio è stato un caso in cui mi sono cancellato tutta la parte che stava qua precedente, quello col volo della farfalla, non so se l'avete mai visto su. Ah, sì, ma non è che per caso hai chiuso l'occhietto L'ha nella. nascosto? Può darsi che non ricordo più niente. Allora, vediamo un attimino. No, questa è la cosa più pesante di tutte. Allora, no, qua l'ho proprio tolto. Nascondi, nascondi. Vediamo un attimo se avevo nascosto qualcosa invece. No. No, perché le animazioni hanno il loro fascino, il loro perché, poi creare animazioni anche così a tempo perso, fra virgolette, no? Così a studio, uso studio, eccetera, poi ti permettono anche di costruire, no? Le demo reel, Assolutamente. di metterle anche sul proprio portfolio. Sì, tra l'altro sono, penso, oltre alle immagini, anche più delle immagini più efficaci, perché comunque c'è sempre quell'effetto di stupore quando magari vedi qualcosa di animato bene. Ma sai, deve essere fatta bene in Esatto, animazione, perché sennò rischi di prendere certe trambate invece. sì. Le animazioni, io vedo gente che fa cose da paura e arrivare a quei livelli non è facile. Quando non ci arrivi. Ok. Sì, me la ricordo questa animazione, come no. E poi tu mi vieni a dire a me perché sono qua stasera, Ma modesto. questa qua ci abbiamo messo forse più di un mesetto. E il bello che noi al cliente, per fortuna, non avevamo un tempo limite, quindi è stato tutto alla fine tempo in più a carico nostro, perché avevamo dato un preventivo prima. Però avevamo detto 2 settimane, ci abbiamo messo almeno un mese e mezzo. E niente, la scena partiva appunto con l'ingrandimento sul prato, con questa farfalla che l'ho scaricata, questa qua, da Sketchfab, sempre per quel discorso che non posso stare a modellare tutto quando va di corsa. Questo era il dispositivo che ci aveva chiesto di inserire il cliente, che è un sensore appunto per la gestione di questi pensili. E poi niente, praticamente andava fatta vedere la contrapposizione tra il verde della natura e poi la scena appunto sulla città con i rumori di sottofondo che poi abbiamo messo in post. E poi ritornava comunque l'elemento naturale che era la farfalla, per poi, adesso scompare tutto, ecco, e per poi vedere
rivedere tutta la città. In questo caso non si vede, però nell'altra scena, non so se avete notato, avevo acceso il livello con tutta la natura sui tetti, no? Quindi, appunto, questa è stata l'animazione che abbiamo realizzato. Per questa scena ho utilizzato, per realizzare il prato, ho utilizzato Scatter. Mi trovo molto bene con Scatter perché è molto intuitivo, rapido ed è anche abbastanza leggero, devo dire. E per quanto riguarda le piante, invece, Botanic. Questi sono, sì, li conosco, sono altri strumenti, sicuramente altre risorse, ecco, non strumenti, risorse che aiutano davvero tantissimo, ma soprattutto quando parliamo, diciamo tantissimo, questa parola qua, noi, cioè, è in pratica sempre a guadagno di tempo. Esatto. Sono tutto a guadagno di tempo, perché chiaramente Che quando non è sei un poco. professionista, sempre denaro non è molto, molto, molto importante. E questo era quello che dicevo prima con la contrapposizione, no? Certo, calcolare tutta questa vegetazione non è da poco. Quello è il problema, infatti, quello che dicevo prima, oltre alla fase di modellazione, in questo caso di animazione, poi i tempi di rendering sono il problema. Tempi Quindi di rendering che fai nella tua macchina oppure vai esterno no, io con per il degli momento ho addetti? sempre fatto dal mio PC, però magari in futuro, quando le cose si faranno troppo pesanti, oddio, si spera anche che in futuro le macchine si faranno molto più potenti, quindi magari lavorare su un progetto pesante anche su un PC portatile mentre sei fuori casa non sarebbe male. Guarda, ultimamente con quello che sta succedendo con le schede video la vedo molto grigia. Non ne parliamo. Io volevo comprare adesso una 3080 o una 3070, andavo La vendo bene. io 4.000 euro. Improbabile, è assurdo. L'ho comprata a 7,99, guarda, una botta di E culo. anzi. Che poi quant'era il prezzo? Doveva essere tipo 500 euro? 500-600 No, cioè euro? la mia era quotata 7,99, cioè era consigliato da Nvidia 7,99, io l'ho presa a 8,10, una cosa del genere, veramente poca, poca roba. Buonissimo. E quindi ci sta che... Poi ultimamente sono andato a vedere, sta a 1.500 euro, se non di più. Sì, anche di più, anche di più. Mi sono Assolutamente. caduto le braccia, veramente. Quando ho guardato io stava sui 2004, se non sbaglio. Ma anche se io Detto, volessi fare una ragazzi. 2080, perché poi l'altra GTX che avevo, perché io ho sempre lavorato con due GTX 690, no? La prima mi ha lasciato, mo mi ha lasciato anche la seconda, e quindi ho dovuto comprare un'altra scheda video per l'altro computer. Oh, cioè, trovare anche schede video, la classe 10, la classe 20, non è facile. No, è tutto introvabile ormai, ma infatti, quanto 2 settimane fa ho avuto un problema col computer, l'ho portato dal tecnico e quando sono andato a ritirare mi guarda e mi fa: ah, ma sai che c'è una bella scheda video, questa se la Ho vende adesso è mia. giù le Esatto. mani. Quindi sì, guarda, lo so, però purtroppo non si trovano nemmeno, io ci dovrei lavorare. No, perché comunque ho anche visto dei commenti di gente che ha venduto la scheda video prima di comprare queste nuove ed è rimasta senza perché Rimasta senza, esatto. non essendoci la situazione è questa. Comunque quello che vi dicevo prima era questo per il discorso dell'ambiental occlusion. Questa è la scena della mansarda senza nulla all'interno e soltanto con l'HDRI attivato, questo in particolare è Pro Lighting. E la scena messa così, tra l'altro ho messo il pavimento con colore scuro perché nella maggior parte delle scene un parquet o un marmo, insomma, il colore sarà sempre non Opaco, bianco, quindi ma tu scuro. ti sei anticipato l'assorbimento. Esatto, perché alla fine non viene mai come te lo aspetti altrimenti. Quindi questa è la scena senza aggiungere altro. Poi ho fatto, per farlo vedere a voi, un esempio con senza ambiental occlusion, ho aumentato semplicemente l'esposizione dell'immagine, però ho notato, questi sono degli esperimenti che ho fatto successivamente a quell'errore di premere quella spunta quel Sì. giorno, e ho notato come l'esposizione va a bruciare molti dettagli. Mo in questo caso si può notare semplicemente qua lo spigolo del Sì. muro o qui nella parte dove poi andavano i tronchi.
Però poi successivamente con la scena con tutti gli oggetti, anche parte degli oggetti direttamente illuminati dal sole vengono veramente bruciati, i Ci sono i dettagli. rimbalzi, quindi esatto, ci sono le influenze, Esatto. i colori cambiano totalmente, sì. E questo invece è un esempio senza l'esposizione modificata, quindi lasciata a zero, con l'ambiental occlusion attivato e qui addirittura l'ho impostato a 15. E devo dire che per il render che avete visto voi, è la disposizione che ho utilizzato dei settaggi. Però ho notato che se ti ci vuoi mettere un pochino di più, magari avere una maggiore fedeltà del comportamento della luce, magari riduci un po' l'ambiental occlusion, non metti 15 come ho fatto io, magari metti un 6 di fattore, e l'aggiungi invece un po' all'esposizione, quindi unisci un po' i due fattori. E la scena sicuramente migliora. E poi l'ho applicato anche alla scena finale. Questa è senza aggiungere né esposizione né ambient occlusion. C'è un po' di rumore perché ho fatto con pochi sample per sbrigarmi. Però questa, appunto, come vedete, tutto il resto dell'appartamento è veramente poco illuminato, se non niente, insomma. Questa è con l'esposizione aumentata. Potete vedere qua che tutti i dettagli delle pieghe del divano sono scomparsi, cioè giusto queste qua le più Sì, profonde, esatto. e anche qui i tronchi, se fate caso. E invece con l'ambiental occlusion, semplicemente attivata soltanto quella, i dettagli rimangono e comunque la scena viene ben illuminata. Magari non è fedele al 100% appunto al comportamento reale della luce, però io mi ci trovo molto bene. Però, È volendo. un'immagine da rivista di architettura, complimenti. Adesso siamo davvero alla fine, c'ho già Francesco che mi sta minacciando di farti. No, è che non mi ero Oggi non accorto nemmeno arriviamo io. effettivamente. Alessio, guarda, Sì. è stato tutto interessantissimo, come ti avevo già preannunciato, no? Una volta che si scioglie il ghiaccio, poi si arriva alla fine e non ci se ne accorge, si vorrebbe rimanere, vorrei rimanere tanto a parlare qui con te, ma purtroppo purtroppo anzi, con grande gioia dobbiamo andare alla trasmissione aspettando la mezzanotte di Francesca Andresciani, quindi ci trasferiremo tutti là. Breve, due brevi informazioni che sono l'ospite della settimana prossima Umberto Gnocchi, sarà qui ospite del Brand Italia Live, d'accordo. Tu sei invitato a partecipare, no Francesco, lo invitiamo? Certo. Assolutamente sì. Sei Ci chiaramente invitato a mancherebbe. partecipare ad Aspettando la Mezzanotte con noi direttamente come adesso, oppure se hai voglia ci ascolti solamente come meglio credi. Va bene. Cos'altro Mi è dovevo stato un dire, piacere. Francesco, che mi sono perso? Nient'altro. Andiamo tutti ad Aspettando la Mezzanotte, Vediamo cosa succede stasera. Con no? Vediamo cosa Visto che lo devo succede. lanciare io lo streaming, vediamo. Speriamo, Speriamo. la catastrofe. La Alessio, catastrofe. veramente ti ringrazio di aver accettato Grazie a voi. il nostro invito. Spero insomma che questa serata sia stata di tuo gradimento e che Buonanotte. alla fine hai visto veramente una chiacchierata, è stata una bella chiacchierata. Grazie. Va bene, allora ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao Io mi a tutti. disegno Ciao. a tutti, eh? Grazie. Ciao a tutti, ciao a tutti.